Questo alle mie spalle è il Castello Orsini, simbolo della città di Avezzano, da cui partirà la tappa che ci porterà fino al Golfo di Napoli. Siamo nel centro dell'Italia, in un altopiano circondato dal Gran Sasso, dal Parco Nazionale d'Abruzzo, terreno molto fertile e ricco di campi coltivati. Andiamo a scoprire Avezzano. Ciao, mi chiamo Diego Gastaldi, sono un viaggiatore e documentarista. Quest'anno ho deciso di seguire il Giro d'Italia per scoprire le bellezze del bel paese e del Made in Italy. Seguitemi. Ciao Ernesto. Ciao Diego, benvenuto ad Avezzano. Grazie. Qui siamo nel centro della città vecchia, anche se qui ad Avezzano il concetto di vecchio è da intendersi in maniera molto limitata, perché questa città ha una storia che non va oltre i 109 anni, perché è stata completamente distrutta da un disastroso sisma che si è verificato il 13 gennaio del 1915. 10.000 morti, in tutta la Marsica 30.000 morti, quindi l'80% della popolazione è rimasta sotto le macerie e della città non è rimasto assolutamente nulla. Questo che vediamo è il basamento del campanile della cattedrale di San Bartolomeo, è l'unica cosa che è rimasta in piedi. Vedi Diego, i segni del terremoto sono evidenti anche in questa struttura fortificata. Questo è il castello Orsini Colonna, uno dei simboli della città. Aveva un piano elevato, ma poi non è stato più possibile ricostruirlo. E nel momento in cui avevano fatto una prima operazione di restauro, è arrivata la Seconda Guerra Mondiale. Sono arrivati i bombardamenti ed è stato di nuovo danneggiato. Siamo sul Monte Salviano, un'altura di 1000 metri di altezza che domina anche tutto questo scenario, la conca del Fucino. Qui siamo in una posizione centrale, in uno snodo naturale, in uno snodo ecologico. E guarda, c'è tutta una catena di montagne che fanno da corona. Sono le montagne più alte dell'Appennino, lì superano i 2500 metri. E oggi è tutto territorio salvaguardato. Vedi, tutta quella parte lì è Parco Nazionale d'Abruzzo. Tutta quest'altra parte qui è il Parco regionale del Sirente Velino, poi immediatamente qui dietro abbiamo il Parco dei Monti Simbruini, qui siamo in una riserva. L'Abruzzo è davvero la regione verde d'Europa e noi siamo nel cuore di questo verde. Del Fucino si fa molto cicloturismo proprio per via dell'andamento pianeggiante delle strade. In particolar modo c'è una strada, si chiama Circonfucense, e che è una sorta di circonferenza interna a quello che un tempo era il lago, percorsa ogni giorno da centinaia di turisti amatoriali per svolgere le loro attività sportive. Vedo inoltre tantissimi terreni coltivati, immagino questo sia un terreno molto fertile. Beh, tieni presente che questo terreno è stato per milioni di anni sotto le superfici del lago, per cui ha delle caratteristiche tali che lo rendono estremamente idoneo per le coltivazioni. In effetti, dopo il prosciugamento, la piana del Fucino è diventata una delle zone a più alta intensità di produzione agricola. Siamo nell'area archeologica dei Cunicoli di Claudio, un posto molto spettacolare e fa parte del complesso ingegneristico attraverso il quale è stata realizzata questa grande operazione di prosciugamento del lago. Il problema del lago del Fucino era proprio quello di essere privo di un emissario naturale che consentisse alle acque di defluire. E la soluzione che è stata scelta è stata quella di realizzare una galleria ipogea che raccogliesse le acque del lago e poi, passando sotto la montagna, consentisse a queste acque di gettarsi nel sottostante fiume Liri. Questa galleria è frequentata anche da numerosi turisti, ma il piano generale è quello di attuare un recupero complessivo del sistema di prosciugamento del lago, dando anche la possibilità di poter accedere al livello dell'emissario artificiale. Io ti ringrazio, mi hai fatto vedere dalle montagne la città fino a sottoterra, è stato molto istruttivo. Guarda, è stato mille. Un piacere, Diego, torna a trovarci quando vuoi, Avezzano ti aspetta. Adesso vado a vedere la Napoli sotterranea. D'accordo. Ciao, fai un bel giro. Ciao. Ed eccoci a Napoli, sui Campi Flegrei. Questa dietro di me è la piscina Mirabilis, che è la seconda più grande cisterna costruita dai Romani, dopo quella di Istanbul.
La piscina Mirabilis costituiva il serbatoio terminale di uno dei principali acquedotti romani, l'acquedotto Augusteo, che portava l'acqua dalle sorgenti del Serino fino a Napoli, a ben 100 km di distanza. Scavata nel tufo, la struttura muraria come i pilastri sono rivestiti di materiale impermeabilizzante. Originariamente era una cisterna di acqua potabile, con la funzione di approvvigionare acqua per le numerose navi che trovavano ormeggio nel porto di Miseno, poco fuori il golfo di Napoli. L'acqua veniva prelevata con macchine idrauliche attraverso i pozzetti realizzati sulla terrazza e da qui canalizzata verso il porto. Ciao Diego, benvenuto a Napoli. Sono in questo luogo molto bello che è il complesso di Santa Maria alla Nova, che è una delle bellezze della nostra città. Napoli è un luogo di incontro sin dalle origini, è un luogo dove sono arrivati i greci, poi i greci si sono incontrati con i romani, gli svevi, gli spagnoli, i francesi. Quindi è un luogo di incontro naturale, un luogo dove le persone hanno portato ognuno la propria storia, la propria cultura e l'hanno fusa insieme. È un'area che è ricca di storia, dal mare fino ai monti dell'entroterra attraverso il Vesuvio, pensiamo a Pompei e ai Campi Flegrei, perciò è un luogo che puoi scoprire ogni giorno. Qual è il futuro di Napoli, tutti pensi? Io credo che il futuro di Napoli sia nel suo passato, nella sua capacità di adattarsi ai cambiamenti senza perdere la sua identità. Siamo partiti da Avezzano con i cunicoli di Claudio, grandi opere romane fino ad arrivare a Piscina Mirabilis, una enorme cisterna che riforniva di acqua dolce le navi. Qui è il Monte Echia, dove fu fondata per la prima volta questa città con Partenope. Prima colonia greca, Neapolis, venne poi conquistata dai romani che ne fecero il granaio di Roma. Ci vediamo domani per visitare Pompei e il Vesuvio. Ciao! Thank you.